Ciao amici FanBlog Italia, bentornati sul canale YouTube. Oggi parliamo di Smart Band. Oggi vi porto la recensione della Huawei Band 4 Pro. Sono oltre 15 giorni che ho al mio polso questo interessantissimo wearable, un gradito upgrade rispetto alla Honor Band 5 che ho provato giusto qualche settimana fa. Ma non voglio rubarvi altro tempo, scopriamolo insieme nella recensione completa dopo aver lanciato la sigla. La Band 4 Pro ci arriverà in questa confezione bianca, in perfetto stile Huawei, come vedete sul retro. Alle mie spalle ho un'altra confezione Huawei, quindi con lo stile, il packaging è sempre di alta qualità. Disegno della Smart Band, logo Huawei, un po' di specifiche sul retro. All'interno troviamo un manualettino, Quick Start Guide, con presente la lingua italiana, la nostra Smart Band, ovviamente. E abbiamo la solita basettina di ricarica con cavettino corto USB. Parliamo ora della nostra Band 4 Pro, diciamo un pochettino come è fatta esteticamente. Abbiamo innanzitutto un peso di circa 25 grammi, comprensivo del cinturino, quindi decisamente leggera, è presente in due colorazioni, black e red. La mia, come si vede, è una colorazione red, compatibile con Android 4.4 superiore e iOS 9.0 o superiore. Abbiamo come sensore, abbiamo un sensore di accelerometro e giroscopio, un IMU a 6 assi, un sensore ottico di frequenza cardiaca e un sensore indossabile appunto a infrarossi, capace anche di rilevare l'ossigeno nel sangue. Qui c'è la prima differenza con la Honor Band 5. Devo dire che qui la rilevazione dell'ossigenazione del sangue è un pochettino più semplice. Con l'Honor Band 5 trova spesso falliva da appunto la cattura di questi dati, ma anche il cuore è preso in misurazioni molto precise, testata anche con un Amazfit Stratos e un altro smartwatch che dovrò ancora portarvi in recensione, di cui non posso parlarvi, ma la misurazione qui è davvero di fascia più alta. Il display è un Super AMOLED, devo dire bellissimo, lo stesso display che è montata sulla Honor Band 5. Cambia un pochettino la forma, qui siamo un pochettino più allungati, più corti rispetto alla Honor Band 5 che è un po' più allungata ed è leggermente più larga, ma quello che mi è piaciuto è la parte posteriore, perché la parte posteriore è più, segue più la forma del polso, quindi l'ho trovata più comoda al polso rispetto alla Honor Band 5, ma devo dire che anche quella era una comodità. È così comodo e leggero questo indossabile che davvero ci scordiamo di portarlo al polso anche di notte. Sono riuscito sempre a dormirci tutte le notti senza particolari fastidi, ragazzi, o pruriti del caso. Vi è anche un tastino fisico a forma rettangolare che basterà schiacciarlo, insomma, per uscire dal tornare sempre alla nostra home. Al suo interno vi è un Bluetooth 4.2, attenzione, non un Bluetooth 5, stabile fino a 10 metri con i muri al centro. Mi muovo in tutto il mio appartamento senza perdere mai la connessione, e quando capita che mi allontano di più dal mio dispositivo, nel momento in cui ritorno si riconnette in una frazione di secondo. Quindi parliamo sempre di brand che sanno fare il loro lavoro, quindi non stiamo sugli indossabili più economici che si trovano nei vari store online, che quando ci riavviciniamo certe volte si riconnette, certe volte no. Qui abbiamo comunque, come sulla Honor Band 5, un ottimo aggancio. È resistente 5 atmosfere, in grado di monitorare anche il nuoto. Finalmente, ragazzi, se fate un po' di piscina, se neanche nuoto all'aperto, comunque un po' di piscina con questo
smartwatch, devo dire, questa smartband, devo dire che sarà davvero piacevole. Cinturini sostituibili da 16,5 mm con sgancio proprietario, vi lascio qualcosa in descrizione a questo video. Il cinturino comunque risulta morbido, lo stesso cinturino che ho trovato sulla Honor Band 5. L'ho provata con pedalate, biciclette, qualche chilometro, 7-8 chilometri, ho fatto anche un po' di jogging. L'aggancio del GPS, come detto prima, è rapidissimo, un filo più veloce del mio vecchio Amazfit Stratos, che era l'unico che fissava davvero bene nella mia zona, perché qui ogni tanto, non so perché, è come se ci fosse un buco del GPS, ma con lei sono davvero, vado davvero tranquillo. La rilevazione del i dati catturati sono precisi nello sport, mi è piaciuto appunto i grafici che riesce a generare l'applicazione. Parliamo di batteria, ok, vi dico subito, tutte le notifiche sempre che arrivano, sempre connesso, tranne la notte che spengo il telefono ma resta comunque accesa al mio polso. Monitor True Sleep attivato, battito del cuore 24 ore in modalità intelligente attivata, Sport GPS, io ho fatto quasi una settimana. Come per la Honor Band 5, il plus di questi indossabili è l'applicazione Huawei Health. Ragazzi, questa applicazione è quella, è il motivo che mi fa preferire gli indossabili di Huawei barra Honor rispetto ad Amazfit o ad altri dispositivi, perché io adoro questa applicazione, un'applicazione che ci permette di gestire il nostro dispositivo in modo molto accurato, con tutte le sue impostazioni precisissime, il meteo, tantissime watch faces e sono sempre in aumento, aggiornamenti firmware che sembrano arrivare, ho già aggiornato il software due volte e senza alcun problemi io posso tranquillamente guardare tutto il mio monitor delle attività fisiche giornaliere, ossia il sonno, la frequenza cardiaca, non posso il livello di stress, perché questo dispositivo non ha il sensore per il livello di stress, lì bisogna andare sul GT2E. Comunque posso monitorare tranquillamente anche l'ossigenazione del sangue e prenderne traccia, ma rilevazioni ragazzi manuali, non rileva automaticamente l'ossigeno nel sangue. Possiamo scendere nei dettagli e dare un'occhiata alle nostre sessioni sportive molto precise, si possiamo guardare il nostro tragitto preciso chilometro per chilometro, la velocità, abbiamo tutti i vari grafici, la frequenza cardiaca, della velocità, tutti i nostri dettagli, la durata, la frequenza cardiaca media, le calorie bruciate, tutti gli intertempi dei vari chilometri e la durata, ovviamente calorie bruciate, tutto il resto, tutto assistito da un GPS preciso. E da sottolineare che le rilevazioni fatte catturate con un dispositivo con GPS non sono approssimate rispetto a una classica, ad esempio Mi Band, che non ha GPS, quindi se non mi portate il telefono e lanciate un'attività fisica solo dalla band saranno dati decisamente, ragazzi, approssimativi. Possiamo fare tanti sport, tanti esercizi, aggiungerne altri ai moltissimi già presenti nativamente sulla Smart Band. Quindi devo dire che a livello di sport, grazie ai tanti esercizi fisici disponibili, agli ottimi rilevamenti che cattura questa band e ovviamente al GPS, andare in giro con la Mi Band 4 Pro, se siete anche sportivi leggermente amatoriali come me, vi troverete sicuramente bene. Inoltre, dimenticavo, è possibile anche controllare la nostra musica in streaming, magari da Spotify, quindi mandare avanti le canzoni, play pausa, queste cosettine, perché comunque la
Band 4 Pro di Huawei non ha memoria al suo interno. È inoltre possibile ricevere chiamate, vedere chi ci sta chiamando e ricevere le notifiche. Ci fa leggere un pezzettino di notifica, ma in nessun caso, come per le chiamate, è possibile rispondere ai messaggi. Non è possibile eliminarli singolarmente, ma bisogna eliminarli dalla voce messaggi tutte insieme. Amici di Fanblog Italia, siamo giunti alle conclusioni di questa review. Promuovo sicuramente la Band 4 Pro di Huawei rispetto alla Honor Band 5. Secondo me è un gradito upgrade. Prezzo, vi lascio il link in descrizione da Amazon Italia, se volete appunto acquistare da Amazon Italia, tra i 50 e i 60 euro, ma vi portate a casa un GPS preciso, una buona durata della batteria, un display che mi è sicuramente piaciuto, ragazzi, e anche un'estetica un filino più comodo rispetto alla cuginetta di Honor. Poi, se vi piace il mondo Huawei, avete un Huawei, sarà ancora più semplice connettere questo dispositivo ai vostri telefoni. Io, ragazzi, vi lascio tutti i link in descrizione a questo video se siete appunto interessati all'acquisto della Huawei Band 4 Pro. Venitemi a trovare su tutte le mie pagine e profili social. Se volete, ovviamente, lasciate un bel pollicione in su, iscrivetevi al canale e date un'occhiata a tech.offerte per tutte le offerte dal web, tantissimi codici sconto snocciolati per voi quotidianamente da me e dal mio piccolo e amatoriale staff. Io, ragazzi, vi ricordo che stanno arrivando interessantissime novità. Un salutone a tutti e ciao!